ora insieme a Francesca Romanelli. Vediamo il servizio. Passionale e allo stesso tempo elegante, è un intreccio sensuale e romantico quello dei ballerini impegnati nel tango, uno dei balli più amati e affascinanti di cui è nata una vera e propria riscoperta. Nato in Argentina, ma ormai celebre e diffuso in ogni parte del mondo, il tango diventa un momento di socializzazione, ma anche un grande valore culturale, come spiega Daniele Atti, insegnante di tango che collabora con due associazioni bolognesi, Street Tango e Arte Danza. Il ballo è una forma per socializzare, per entrare in contatto appunto con altre persone e fa parte della natura umana ballare appunto da sempre. Il tango è una cultura che investe la storia di un popolo, quello argentino, come tale è stato riconosciuto come patrimonio dell'umanità. E diciamo che il tango è un ballo molto complesso, un ballo di coppia e che però può dare tantissime soddisfazioni. Tutti possono sperimentare il tango dall'infanzia all'età avanzata e ad ogni livello. Ci sono tantissimi corsi per principianti assoluti, per chi anche non ha mai, diciamo così, svolto alcun tipo di movimento. Se lo si pratica in maniera, diciamo, abbastanza intensa, per intensa intendo appunto anche più volte alla settimana, diciamo che in un paio di mesi ci sono persone che già cominciano a ballare, ma normalmente nell'arco di 4-6 mesi si può tranquillamente andare in milonga alla discoteca del tango. Una vera e propria passione che una volta scoperta spesso non si abbandona per tutta la vita. Da 22 anni che ballo ed è un amore nato per caso. A Barcellona vidi due ragazzi ballare e mi innamorai di questo ballo.